insieme ci siamo trovati come insieme fondatori della mia azienda e dell'associazione, di creare un ecosistema di start-up funzionanti in Italia, in realtà che si potesse anche in Italia fare nuove aziende tecnologiche, siamo partiti un po' dall'uovo e la gallina, siamo partiti dall'uovo. Quindi siamo andati in giro per le università e abbiamo sviluppato un modo di lavorare che fondamentalmente con... adesso ti racconterò come funziona, che fondamentalmente abbiamo affinato negli anni e che però fondamentalmente, cosa interessante, è che dà dei risultati standard. Cioè noi prendiamo un territorio qualunque dell'Italia, abbiamo fatto queste attività nel Lorese, in Puglia, in Calabria, in Lombardia, in Piemonte, quello che abbiamo visto succedere piano piano in Italia. Adesso in Italia, dopo 10 anni di lavoro, l'Italia è diventato un luogo in cui nascono migliaia di start-up ogni anno, vengono investiti circa 400 milioni. A maggio di quest'anno abbiamo lanciato un accordo per le start-up, abbiamo ricevuto circa 120 business plan, prevalentemente da Ugandesi, dove avevamo focalizzato il marketing, ma in realtà il 26% anche da altri paesi africani, addirittura c'è scritto dal Marocco, c'è scritto da tantissimi paesi, anche noi a volte stupiti, non abbiamo capito bene come ci avessero trovato. E abbiamo portato il 21 startup nel nostro bootcamp e c'erano 55 imprenditori, ovviamente di startup a 2-3 fondatori che fanno un po' il cuore pensato delle imprese. Abbiamo lavorato con loro. Adesso siamo nella fase 4 del progetto. Abbiamo identificato 4 vincitori, le 4 migliori startup delle 120 che abbiamo visto, e stiamo organizzando un evento che sarà a Roma e va poi una pedice anche a Milano e Torino, in cui grazie agli sponsor che ci hanno supportato quest'anno porteremo i 4 fondatori delle startup vincitrici in Italia e organizzeremo un evento in cui vorremmo che loro presentassero la loro startup all'ecosistema italiano. Quindi inviteremo investitori, inviteremo potenziali clienti, inviteremo altre startup e vorremmo in questo evento, diciamo che faremo in primavera, probabilmente sarà il 13 marzo a Roma, vorremmo fare una narrazione di quello che abbiamo visto in Africa, che oggettivamente ci ha colpito per il livello qualitativo delle startup e il livello imprenditoriale dei fondatori. Adesso vorrei magari ricevere un 120 business plan insieme a 10 colleghi, diciamo, investitori, per individuare quelle le 20, le 21 con cui lavorare in bootcamp. E alla fine, devo dire appunto, la cosa che dicevo che mi ha colpito come il livello dei business plan che ho visto che ci sono arrivati da Uganda e dall'Africa era esattamente uguale al livello dei business plan che abbiamo ricevuto per 10 anni in Italia. Quindi noi siamo tra l'altro specializzati negli investimenti seed e early stage, quindi probabilmente siamo i primi investitori in un progetto di imprenditoriale, cioè siamo abbastanza abituati a investire in cose che sono molto all'inizio, in cui ci sono aziende che sono ancora degli embrioni di aziende, perché delle aziende a volte sono anche dei soldi PowerPoint. In realtà qui abbiamo trovato tante già iniziative già partite sulle gambe dei fondatori, o già dei clienti e dei ricavi, delle esistenze. Allora, queste sono state le 4 startup che hanno vinto. La prima è una società, diciamo, dell'healthcare, fondata da Tolle, che direttamente sta sviluppando un kit diagnostico molto semplice da usare per fare uno screening molto veloce, rapido e a basso costo di alcune infezioni delle vie urinarie. Quindi una roba estremamente utile, ma anche, diciamo, un business funzionante. Il secondo è un team che sta facendo un caffè di alta qualità, che ha anche un bellissimo brand con i Gorilla, e che fondamentalmente dedica parte dei profitti della produzione del caffè per salvare i Gorilla in un enclave che esiste ancora in Uganda. Per esempio, un prodotto di questo tipo lo troviamo molto interessante perché potrebbe avere il sbocco in Italia estremamente significativo. Il caffè è molto grande, un bellissimo brand. In Italia in questo momento c'è una grandissima attenzione al green coffee e a queste tipologie di prodotti. Terza classificata, Zenbo, è stata la società che appunto poi ha raccolto nelle settimane seguenti un investimento da un fondo di investimento francese da $1,5 milioni, e fondamentalmente Zenbo sta sviluppando a Kampala e poi vuole portarlo in altre città delle colonnine di ricarica per motorini elettrici che fanno taxi, fanno mototaxi in città, con un modello di business che consente appunto alle imprese di fare i tassisti, di ricaricare il taxi e di girare le batterie, quindi di operare e lavorare tutto il giorno. Questa è un'azienda che ha già dei ricavi, già funzionante, ripeto, non sono rapporti di investitori privati.
abbiamo creato un premio speciale che abbiamo dato a queste startup nel campo del fintech, una startup anche qui con un team prevalentemente femminile che ha sviluppato una soluzione fintech finanziaria per consentire pagamenti e consentire lo sviluppo economico delle piccole imprese del territorio. Ora, la cosa che ci ha attiva come attività, ma è poi coordinabile però nella fase di discesa, comincia a generare anche servizi di carattere sociale, ma la custodia è rappresentata dalla creazione di un sistema intra-regionale. Cioè, la cosa interessante è se